dopo il punto. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo a Zara Vecchia, stiamo facendo un giro per la città anche di giorno. Adesso andremo a... Adesso andremo a sinistra. Precisamente andiamo al Museo dell'Illusionismo e vi porterò qualche clip, speriamo che mi faranno registrare all'interno e quindi ci vediamo dopo. Sembra normale. Dovresti cadere, ma in realtà non funziona. Ok ragazzi, abbiamo capito come funziona. E vieni, vieni. Siamo appena usciti dal Museo dell'Illusionismo. Siamo totalmente rimbambiti. Adesso andiamo a prendere la macchina e ce ne andiamo a mare. Magari per un po'. Ragazzi, siamo a Tribungi, questo è un posto bellissimo, spero che anche col vento riuscite a sentirmi. Siamo qui in questo porticciolo e alle mie spalle potete vedere il ristorante in cui mangeremo stasera, molto probabilmente. Stiamo guardando un po' il menù per decidere se ci piace oppure no. Questo posto è bellissimo e adesso faccio qualche clip e ve la porto nel video dopo. Ragazzi, siamo appena tornati, abbiamo visto oggi un paesino bellissimo, spero di essere riusciti a portare delle belle clip qui a voi. Come si chiamava il paesino? Takamuni, cazzo, come cazzo si chiamava lui? Si chiamava proprio. E adesso andiamo a vedere il tramonto qui a Zadar, che dicono di essere uno dei tramonti più belli del mondo. Ragazzi, spero che le clip che ho appena registrato vi siano piaciute. Adesso faccio un timelapse di questo famoso tramonto, spero che la camera mi metta poco. E come vedete passano delle barche a vela una dopo l'altra, quindi seguitemi su Instagram perché pubblicherò tantissime foto riguardanti questo tramonto. Ragazzi, abbiamo appena finito di vedere il tramonto, è stato davvero bellissimo con dei colori stupendi. Ho fatto un time lapse che vi caricherò magari subito dopo e adesso andiamo a cercare il ristorante. Lo troveremo? Chi lo sa? Ok, ed eccoci qui ragazzi, finalmente ho finito di editare questo fantastico video. Spero che vi sia piaciuto, abbiamo visitato all'incirca 4-5 posti, ora non ricordo con precisione, ma vi avrò messo i titoli di ognuno dei posti nel video da qualche parte. E ragazzi, soprattutto devo scusarmi con voi se questo video uscirà con una giornata di ritardo, ma purtroppo tra lavoro, università, rendering dei video e tante altre cose che faccio durante la giornata, purtroppo non sono riuscito ad editarlo prima. Scusatemi tanto e spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, detto questo, noi ci vediamo domenica prossima con un fantastico video. Ragazzi, assolutamente non ve lo dovete perdere. E mercoledì prossimo con il diario di un viaggio 5. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, ma soprattutto, come vi dicevo, anche negli altri video, soprattutto su Instagram, perché proprio stasera, che per voi sarà ieri, ho pubblicato una foto di un tramonto davvero spettacolare.
Quindi andate a seguirmi subito, link qui sotto in descrizione, e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.